Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi sto girando un video per farvi vedere cosa ho preso su BioVegan, perché comunque i video ce li ho girati, ne ho girati parecchi. Infatti, tipo, se non avessi fatto quest'ordine su BioVegan, molto probabilmente non ne avrei registrati di nuovi, perché voglio smaltire quelli che ho fatto in questi ultimi mesi. Per poi girarne di nuovi nel 2023, però preferivo fare un video per mostrarvi quello che avevo preso piuttosto che mostrarvelo su Instagram e quindi eccomi qua, come appunto vi avevo detto. E mi raccomando, se non mi seguite su Instagram, fatelo, perché io lì posto tantissime stories e tantissime foto e parliamo di cosmetici e di tante altre cose che comunque mi appassionano. Allora, vi lascio il link qua in una scheda del mio account Instagram, ma anche sotto nell'info box lo trovate. Quindi se vi fa piacere seguitemi anche lì, perché lì sono molto più attiva rispetto che su YouTube. Ok, cominciamo subitissimo. Allora, l'ordine che ho fatto su BioVegan è principalmente un ordine di make-up, perché appunto se mi seguite sapete che... sto cercando di tornare un po' più verso la cosmesi biologica, questo per quanto riguarda la skin care, per quanto riguarda l'hair care, ma anche per quanto riguarda il make up. E su Instagram vi avevo spiegato le mie motivazioni. Ora, il mio ritorno ad una cosmesi prettamente biologica non è un voler dire che la cosmesi di sintesi non è una cosa negativa, ecco, non è come la prima volta che sono passata al bio. Se non vi siete visti, se vi siete persi quel video, che comunque è di anni fa, ve lo lascio qua linkato in una scheda se siete curiosi di andarlo a vedere, perché in passato, quando sono passata al bio, ero molto quadrata, ecco, molto... cioè per me era la motivazione era differente, cioè che pensavo che la sintesi chimica, i siliconi, la paraffina e tutto quello che gira intorno alla sintesi chimica fosse il male e che il bio fosse il salvatore della pelle, dei capelli e della vita delle persone. Ecco, ora non è più così per me, ora le mie scelte sono più scelte mirate a cose che mi danno maggiori risultati. E siccome comunque con la sintesi chimica non sto vedendo grandi risultati sui capelli, cioè all'inizio magari ok, però poi nel lungo periodo la mia pelle, i miei capelli ne stanno comunque risentendo parecchio, e quindi ho deciso di cambiare. Ok, ora cominciamo subito il video. Però prima di cominciare, mi raccomando, ricordate di lasciarmi un like al video se comunque vi piacciono i miei contenuti, di condividerlo se pensate che possa essere utile a qualcuno e di iscrivervi al mio canale YouTube, si vede che è da tanto che non giro, di iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e di seguirmi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram come vi ho detto prima. Allora, come vi ho detto, ho fatto un ordine prevalentemente di cosmesi, perché di make up, perché il make up è più difficile da reperire e quindi diciamo brand come Puro Bio, brand come Neve Cosmetics, Virille, sono difficili da reperire nei negozi fisici, almeno qua a Messina non è che ci siano dei negozi che rivendono questi prodotti, e se anche ci sono diciamo c'è poca scelta, quindi preferisco fare ordini online, e il sito da cui ordino sempre quando si tratta di cosmesi eco bio è BioVegan. Ordino lì sopra da quando sono passata al bio e quindi continuo a farlo da tantissimo tempo, perché comunque è un sito molto serio, che comunque sia le cose arrivano per tempo, massimo 2 giorni, massimo 48 ore, perché io vivendo in un'isola arrivano dopo 48 ore, ma se vivete diciamo in Calabria dovrebbero arrivare entro 24 ore in teoria, e quindi mi rifornisco di solito sempre lì. Quindi siccome per quanto riguarda il la skin care cambierò i miei prodotti a poco, perché ormai avevo comprato delle creme e le voglio finire ormai che ce le ho, poi a mano che mi finiscono le sostituirò penso con cose eco bio,
Però per quanto riguarda il make up, preferisco comunque già cominciare a cambiare i prodotti, ma cambiare questo non vuol dire che non userò più quelli. Di base non li uso comunque spesso, li posso magari, finché non finiscono, li relegherò a, diciamo, a, magari a, a, ad alcuni momenti, ecco, non all'uso quotidiano o comunque settimanale, diciamo, proprio finché non mi finiscono li relego ad alcuni momenti in particolare. Oggi per esempio ho un trucco totalmente biologico e ho utilizzato tutto quello che vi farò vedere, più altre cose che comunque ho, perché comunque ho sempre comprato cose bio anche mentre utilizzavo la sintesi chimica. E quindi tutto quello che ho in viso oggi ve lo farò vedere qua, tranne l'ombretto che comunque già ce l'avevo. E l'unica cosa che non è biologica è la matita delle sopracciglia, quella è l'unica cosa, perché è la matita di Sien, che comunque credo abbia un buon unci, non lo so, comunque è una delle pochissime matite con cui mi trovo bene, quindi questa comunque continuerà ad essere presente. Allora, io ho qui anche il foglio dove ci sono scritti i prezzi dei prodotti che ho comprato, anche se credo di averne comprati la maggior parte in offerta, però non mi ricordo. Comunque, comincerei subito con un fondotinta. Sono andata su cose che sapevo già mi piacessero, perché comunque l'ultimo fondotinta che ho comprato di Neve Cosmetics non mi è piaciuto ed è finito al secchio sano sano, e vi ho fatto l'applicazione di quel fondotinta, vi lascio il link in una scheda, ma proprio non mi è piaciuto. Il nuovo fondotinta Came to Serum di Neve sulla mia pelle è inutilizzabile, quindi sono andata su un fondotinta che sapevo già mi piaceva perché l'ho già usato in passato. Questa è la colorazione Light Neutral ed è lo Star System di Neve, di Neve Cosmetics. Questo è un fondotinta che mi piace tantissimo, molto leggero sulla pelle, molto confortevole, non lo senti, nonostante sia un fondotinta in stick, perché è così. E questa è la colorazione, vediamo se si vede, perché comunque è abbastanza simile al colore della mia pelle. Non so se riuscite a vederla. Comunque è un fondotinta molto, molto confortevole, molto morbido sulla pelle. La mia pelle risulta essere liscissima. Io amo il make-up biologico, l'ho sempre amato, soprattutto se trovo cose performanti come per esempio questo tipo di fondotinta. Altri fondotinta che mi piacciono sono quelli di Puro Bio, quelli anche, ecco, Neve Cosmetics e Puro Bio sono i miei due brand preferiti quando parliamo di cose di make-up biologico. Questo fondotinta ti lascia la pelle molto molto morbida. Io non so se ho fatto l'applicazione dello Star System, però sicuramente l'ho utilizzato in un video dove vi facevo vedere la mia makeup routine. Se lo trovo ve lo linko qua. Però il colore che avevo scelto era un altro tipo di colore, era il Warm Neutral, mi pare, una cosa del genere. Però questo qua mi sembra molto più adatto alla mia pelle, come potete vedere, quantomeno in questo periodo. E niente, questo è un fondotinta davvero molto confortevole, coprente, ha una coprenza medio bassa, non è molto coprente, però è stratificabile perché comunque è molto morbido, è molto facile da sfumare. Io lo applico con le mani, faccio delle strisce e poi lo passo con le mani ed è davvero confortevole. Mi sento la pelle molto leggera, non come quando usi fondotinta siliconici che te la senti molto pesante. No, io mi guardo allo specchio e vedo la mia pelle molto compatta, levigata e soprattutto leggera, proprio come piace a me, perché a me i mascheroni non piacciono particolarmente sulla pelle, mi piace di più un effetto un attimino più naturale, più trasparente, un po' come effetto seconda pelle. E questo fondotinta è veramente fantastico sulla mia pelle grassa, mi piace tantissimo. È luminoso, però non si lucida chissà quanto. Ho utilizzato per opacizzarlo la cipria in polvere di Neve Cosmetics, mi pare che è quella versione Hollywood, anche se la Can mi piace di più. Infatti quando finirò questa qua Hollywood, penso che ricomprerò la Can, che è la mia preferita fra le due. Il secondo prodotto che vi mostro si tratta sempre di un prodotto per la base ed è un correttore.
è il mio correttore preferito in assoluto di quando parliamo di correttori EgoBio, perché è un correttore piuttosto coprente, però penso abbiano cambiato la formulazione, ma l'hanno migliorata, devo dire, meno male. Infatti quando io ho visto il pack ho detto, io speriamo che hanno cambiato soltanto il pack e non hanno cambiato la formulazione, perché la vecchia formulazione mi piaceva. Era però un pochino più spessa come formulazione, quindi non segnava tantissimo, però magari segnava più di questa. Questa mi piace molto di più della vecchia formulazione. Io penso che l'abbiano riformulato, perché anche al tatto, quando io me lo metto, è differente, non è uguale a quello vecchio. Quindi hanno cambiato qualcosa, non so cosa. E perciò stamattina l'ho usato per la prima volta, ma anche questo colore qua ho usato per la prima volta stamattina, perché comunque da quando mi è arrivato l'ordine non mi sono truccata ancora, mi sono truccata stamattina dopo un paio di giorni che mi è arrivato l'ordine. Comunque questo è il correttore di Avril nella tonalità nude, che è la tonalità più adatta alla mia pelle, perché c'è anche la light, però è troppo chiara. E in questo bellissimo pack, mi piace tantissimo questo pack, devo dire. Si apre tipo libro ed è così, come vedete l'ho già utilizzato. E mi ha davvero stupito, perché è molto, molto morbido, molto, non so se lo vedete, che io lo vedrò soltanto quando edito, come si vedono i prodotti che sto passando sulle mie mani. Comunque è molto leggero. Molto leggero, però ha mantenuto la sua coprenza, perché comunque questo è un correttore piuttosto coprente, è sempre stato un correttore piuttosto coprente, ecco perché mi piaceva, perché era coprente e non segnava particolarmente il contorno occhi, neanche la versione vecchia, che sembrava essere più spessa rispetto a questa. Questa cioè lo penso io che l'hanno formulato diversamente, perché lo sento diverso, ecco, al tatto lo sento molto più sottile. Quando io l'ho passato sul mio contorno occhi era molto sottile, e nonostante fosse molto sottile ha coperto abbastanza bene le occhiaie, ed è un correttore veramente ottimo, mi piace. Io amo il bio quando parliamo di make up, perché so perfettamente che nel momento in cui io mi sto truccando sto facendo anche skin care, a differenza magari di quando utilizzi un make up siliconico e magari, ecco, stai un pochino più occludendo, no, i pori, perché magari le cose, le formulazioni sono più pesanti, mentre quando tu utilizzi una cosmesi a livello di make up EgoBio tu stai facendo skin care, perché i prodotti EgoBio di make up sono ricchissimi di sostanze attive, di oli, insomma, e quindi tu stai facendo skin care, sai che ti stai passando il make up, ma allo stesso tempo stai prendendo di cura della tua pelle, e soprattutto la pelle non risulta essere appesantita, i grani di miglio sono lontani, perché comunque è molto più facile che escano fuori con un prodotto di sintesi chimica pieno di paraffine e siliconi piuttosto che con un prodotto naturale, perché comunque appunto mi stavo riempiendo di strane bollicine sotto l'occhio utilizzando la sintesi chimica, e questo è stato uno dei motivi per cui ho deciso. Non sto dicendo che a tutti succede questo, attenzione, perché ci sono persone che usano la sintesi chimica tutti i giorni, tutto il giorno, e non hanno nessun tipo di problema. La mia pelle apprezza di più prodotti biologici, anche quando parliamo di make-up. Magari potranno essere meno performanti, sicuramente saranno più di lunga durata i prodotti di sintesi, ma a me non interessa granché. Cioè a me interessa che un prodotto non mi rovini la pelle, e soprattutto che sia, diciamo, performante a livello di skin care, perché mi piace avere la pelle bella sana, bella luminosa. Poi io, avendo la pelle grassa, quindi tendo ad avere magari punti neri, punti bianchi, magari eruzioni cutanee, perché comunque quando ero più giovane ho sofferto di acne, quindi devo stare molto attenta a quello che comunque utilizzo. Ok, passiamo adesso ad un altro prodotto sempre per il viso di make up, che è in assoluto il mio illuminante preferito. L'ho utilizzato anche oggi, non so se si riesce a vedere, è il mio illuminante preferito. Questo è stato un colpo di fulmine, un amore al primo utilizzo, e sto parlando del Resplendent di Puro Bio. Questo illuminante io lo amo. La prima volta che l'ho utilizzato sono rimasta scioccata, cioè ho fatto anche un make up che, se non sbaglio, era un make up su Ariana Grande, se non ricordo male, ve lo linko qua. Un make up che mi era stato richiesto da una ragazza, ora non mi ricordo chi, e quindi ho utilizzato questo illuminante, l'ho utilizzato molto in quel make up, perché era un make up super luminoso di una
di un video musicale che lei aveva fatto, ma non mi ricordo quale. Comunque ve lo linko qua in una scheda se siete curiosi di vederlo. E questo illuminante è praticamente, penso, il protagonista di quel make-up, ma l'ho utilizzato spesso perché io questo lo utilizzo non solo come illuminante, ma lo utilizzo anche come ombretto. E la tonalità è la numero 01 Champagne, che è adattissima alla mia stagione armocromatica, ce l'ho in palette quando io mi sono... quando ho fatto la consulenza. Mi pare che ce l'ho nella palette. Comunque lo champagne, il colore champagne è comunque nella palette inverno, e quindi è un colore che io amo, e come si sposa anche sulla mia pelle. È un illuminante che non macchia la pelle come gli altri illuminanti, e poi è ricco di attivi. C'è anche al terzo posto c'è l'olio di ricino, e quindi è molto nutriente, non va a seccarti o a segnare la pelle, ed è fantastico, ragazzi. Io amo questo illuminante, ho preso il refill e ora ve lo mostro. Guardate qua, è fantastico, io amo questo illuminante, lo so, ve l'ho detto 800 volte, ma io lo amo e non ci posso fare niente, è proprio un amore. È stato proprio un amore al primo utilizzo. Io non so cosa sto facendo perché non ho lo specchio davanti e mi sto regolando con lo schermetto, non ho idea di come l'ho messo, ma è fantastico, io lo amo proprio follemente questo illuminante. Non so chi di voi ha utilizzato queste cose che vi sto mostrando, se le avete utilizzate scrivetemelo sotto nei commenti. Ok, andiamo avanti con dei prodotti per gli occhi. Allora, ultimamente utilizzando il make-up comunque di sintesi, utilizzando matite per gli occhi, mascara, eyeliner, insomma, è capitato spesso che mi spuntassero delle bollicine all'interno dell'occhio, fastidiosissime, non so se avete presente, tipo orzaiolo, non so come spiegare, ma penso che ce l'abbiate presente, perché penso che una volta nella vita sia avvenuta a tutti. Ecco, ogni volta che io utilizzo un make-up di sintesi mi capita questa cosa qua. Ora, io non so se è... Non credo fosse colpa del mascara, è probabile che fosse colpa di un'acqua micellare che stavo usando, però mi è capitato spesso che utilizzando per esempio anche la matita casual di, mi pare, Max Factor, che avevo preso su Amazon, mi capita spesso che mi lacrimino gli occhi, a volte mi capita anche con l'eyeliner, quindi ho deciso di prendere un po' tutte queste cose biologiche. Sono andata sempre su cose che so già che mi piacciono, anche se il mascara che ho preso non è quello che uso di solito di Avril, perché non c'era, era finito, quindi ho preso quest'altro, che comunque è abbastanza buono, ce l'ho ora negli occhi. E si tratta del mascara allungante nero di Avril. Avril è anche un altro brand che mi piace abbastanza per il make-up. Questo mascara ha lo scovolino, diciamo, un po' cicciottello per i miei gusti. È sicuramente più leggero dello Sky High, che comunque mi piace molto, ma che userò molto più di rado ora che ho questo. Infatti stamattina l'ho aperto. Ho aperto tutto perché comunque ho intenzione di truccare e di utilizzare, di truccarmi e di utilizzare più che altro cose biologiche, quindi li ho già aperti. Quelli e quelle cose le userò meno spesso, anche perché quel mascara è ottimo, ottimo a livello di performance, è ottimo. Però penso che mi indebolisca un pochino le ciglia, perché è davvero duro, è difficile da struccare, e l'acqua micellare della Neutro Robbers, quella bifasica alla vitamina C, non la posso usare sugli occhi perché ogni volta mi spuntano quelle bolle strane all'interno dell'occhio. Sicuramente ci sarà qualcosa che mi dà fastidio là dentro, quindi la utilizzo solo sul viso per struccare il viso, ma per gli occhi utilizzo l'acqua micellare sempre di Garnier, quella col tappo rosa, che non mi dà nessun problema. Però per struccare quel mascara è molto molto difficile, quindi naturalmente questo stressa le mie ciglia, e perciò ho deciso di comprare questo prima che mi finisce quello e di cominciare ad utilizzare questo, perché comunque i mascara Eco Bio sono molto più attivi, no?
sugli occhi, ecco, è come quando tu utilizzi dei prodotti per la base, no? Che ci sono comunque degli attivi, sono più delicati secondo me sugli occhi. Questo mascara, allora, dentro contiene alcol denaturato, che è un po' strano, diciamo, per un mascara, quindi se avete gli occhi sensibili probabilmente, io ho letto alcune recensioni di persone che magari hanno problemi di lacrimazione, però io devo essere sincera, a me non ha dato nessun tipo di problema, sarà che il mio essere ama l'ecobio, non lo so, ma a me è difficile che qualcosa biologica mi dia dei problemi, è più facile con la sintesi chimica che mi succeda questo. Devo dire che è fantastico, cioè non mi bruciano proprio per niente, è come se non lo indossassi, mi sento gli occhi molto leggeri, mentre quando uso l'altro me li sento un po' pesanti, un po' appiccicosi, come se si asciugassero. Invece con i mascara biologici mi sento tutto molto più leggero, no? Dalla base anche per quanto riguarda gli occhi e via dicendo. Mi piace, diciamo, la prima impressione su questo mascara, non so come si comporta durante il corso della giornata, però la prima impressione di questo mascara è davvero buona. Mi piace molto di più l'altro, non è che mi piace di più, è più performante, però questo mascara lascia le ciglia veramente morbide, quindi questo vuol dire che le ciglia, ovviamente se le ciglia si induriscono molto, diciamo che è più facile stressarle, ecco, mentre con questo le mie ciglia sono molto morbide. Il che non mi dispiace assolutamente, perché comunque in questo modo non risultano stressate. Probabilmente magari durante l'arco della giornata tende un pochino a scendere, ma non mi interessa granché, perché comunque le mie ciglia sono già lunghe, quindi mi basta poco per valorizzarle. E perciò per me va benissimo così. L'altro mascara, quello waterproof, che è quello che uso, ho fatto, se non sbaglio, l'applicazione, vi lascio il link in una scheda di quel mascara, quello è il mio preferito, però quello le indurisce un pochino di più. Forse perché è waterproof, non lo so, però quello, diciamo, a livello di performance magari può essere più performante, però anche questo non mi sta dispiacendo, le prime impressioni sono sicuramente ottime, qua questo è il risultato sul mio occhio. Proseguiamo con un eyeliner. Io volevo quella di Avril perché mi piace di più di questa qua che ho preso, però mi piace anche questa è quella che ho, diciamo, negli occhi. Generalmente io utilizzo quella di Avril, ma anche in questo caso, così come il mascara, quella di Avril era finita perché probabilmente viene più usata, perché comunque è molto performante, molto buona, quindi ho preso questa di Benecos, che comunque è un eyeliner che mi piace abbastanza, è pure low cost, quindi perché la Benecos comunque è anche Avril, diciamo, ha un costo contenuto quando parliamo di make-up, però la Benecos ha un costo ancora minore rispetto ad Avril, quindi questa è proprio è la essence, diciamo, la essence dell'ego bio, la Benecos, e quindi questa qua, un eyeliner abbastanza scrivente, piuttosto nera, non scrivente come quella di Avril è più scrivente, però comunque è abbastanza buona, come potete vedere, il tratto è abbastanza scuro, abbastanza nero, e questo è il pennellino è ottimo, mi piace tanto. Guardate com'è scura, bella, mi piace e non mi dà nessun tipo di problema di bruciore agli occhi, proprio zero, ottimo, ottimo prodotto, super consigliato. Infine terminerei con la matita casual, questa l'avevo già presa in passato ed è sempre di Avril, ce l'ho all'interno dell'occhio, veramente ottima, è la Carbon, eccola, un tratto piuttosto scuro, la mina non è morbidissima come lo è di solito la mina delle matite casual. Allora, in questo caso, al contrario dell'eyeliner, in questo caso io preferisco quella di Benecos, però non c'era. Il tratto di quella di Benecos è molto più scuro, a parte che la matita è molto più morbida. E dentro l'occhio mi piace di più. Questo è il tratto molto scuro di questa matita. La mina è più morbida, diciamo che quella di Benecos mi piace di più. Non escludo che potrei prenderla lo stesso ed usare questa fuori dall'occhio e quella di Benecos all'interno della rima palpebrale, perché quella di Benecos nella rima palpebrale mi piace più di questa.
è più scrivente, è più scura, più mi valorizza di più gli occhi, però anche questa, in assenza di quella, è comunque ottima. Queste sono le cose che ho preso. Ora vi leggo i prezzi, perché non li ho letti in tempo reale, quindi ve li leggo adesso. Allora, il mascara nero allungante di Evril l'ho pagato 7,19 euro. La matita occhi Carbon di Evril l'ho pagata 3,59 euro. L'eyeliner liquido nero di Benecos l'ho pagato 4,49 euro. Il refill dell'illuminante di Puro Bio l'ho pagato 8,91 euro. Il correttore di Evril nella tonalità nude l'ho pagato 7,19 euro. Il fondotinta Star System l'ho pagato 13,41 euro. Alcune di queste cose, credo anche il fondotinta, mi pare che erano scontate, però non ne sono sicura. Ora vi mostro i campioni che ho scelto, che sono tre, perché come vi ho detto più volte, su BioVegan si ha la possibilità di scegliere i campioni e il numero di campioni dipende da quanto spendi. Ho scelto tre campioni per i capelli, perché appunto voglio tornare al bio anche per i capelli, soprattutto, guarda, i capelli sono stati la cosa che più mi ha spinto a passare al bio, ma anche, diciamo, la situazione della mia pelle che non mi piaceva più di tanto, e quindi comunque ho deciso di tornare, ecco, al bio, e piano piano penso che sostituirò tutto. Comunque, ho preso solo cose per i capelli. Ho preso uno shampoo, ho preso tre balsami, non so, forse mi sono confusa, perché volevo prendere uno, o forse non c'erano degli shampoo che erano adatti al mio tipo di capelli, perché comunque voglio tornare all'Eco Bio, ma voglio anche utilizzare cose adatte ai miei capelli, perché a furia di provare cose diverse i miei capelli sono impazziti, evidentemente, quindi comunque sia... Ho deciso di tornare all'Eco Bio, ma con una consapevolezza maggiore. Comunque ho preso tre balsami, non so, forse non c'erano degli shampoo che mi ispirassero, non mi ricordo. Comunque ho preso questo di Phytophilos, balsamo leggero, con proteine della quinoa. Questo probabilmente lo utilizzerò oggi che mi devo lavare i capelli. Infatti se mi vedete i capelli così, come se fosse una casalinga impazzita, con la frangia tutta tirata indietro, perché comunque ieri non li ho lavati e oggi fanno pena praticamente, perché comunque io ho i capelli molto 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 grassi, e da quando uso la sintesi chimica, da quando ho abbandonato il bio, sono ancora più grassi. Ora può essere una coincidenza o semplicemente ai miei capelli non piace utilizzare la sintesi chimica a un certo punto, che mi dà un risultato all'inizio, ma è una cosa molto soggettiva, ecco, perché ci sono persone che, al contrario di me, proprio ieri ho visto un video di una ragazza che aveva problemi con il bio ed è dovuta tornare alla sintesi chimica e i suoi capelli sono rinati. Quindi è tutto molto soggettivo, non prendetelo come una cosa che è no, il bio, ecco. Nel video che vi ho lasciato linkato qua, lì ero quadrata, ecco, in queste cose, nei video magari che facevo successivamente ero un pochino più quadrata, però diciamo adesso è diverso, adesso semplicemente penso che sia una cosa un po' più adatta a me, la cosmesi Eco Bio, ecco, per questo ho deciso di tornarci. L'altro balsamo che ho preso è della Saponaria ed è un balsamo ai semi di lino, moringa e limone. A meno che non mi sono confusa e pensavo che questo era uno shampoo, invece in realtà ho preso il balsamo. Probabile, non lo so. La vecchiaia. E poi un altro balsamo. Ah, questo è un balsamo leave-in. Meno male che l'ho letto, perché sennò magari l'avrei usato sotto la doccia. Quindi questo è un balsamo leave-in che mi incuriosisce e penso che lo utilizzerò stasera per fare il leave-in nei capelli. Vediamo un po' come mi trovo. Ed è sempre della Saponaria, moringa e lino, effetto anticrespo, perché comunque i miei capelli sono molto grassi in cute, ma molto più crespi e secchi, soprattutto ultimamente con la cosmesi di sintesi il mio capello è diventato molto più sottile, molto più, il diametro si è ridotto, ho molti meno capelli rispetto a quanti ne avevo quando utilizzavo il Total Bio sui capelli. Ecco perché lo dico, ecco, ho rivisto molti video e quindi ho deciso di fare questo cambiamento. Ok, vi ho fatto vedere tutto quanto. Se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti, se anche voi preferite il bio rispetto alla sintesi chimica, insomma, scrivetemi tutto nei commenti.
io vi leggerò molto volentieri e vi risponderò anche molto volentieri. Ok, per oggi è tutto, per questa settimana è tutto, quindi questo video cercherò di metterlo giovedì prossimo e dopodiché ricomincerò ad inserire i vecchi video, quindi ovviamente sono video in cui ancora utilizzo e recensisco cose di sintesi chimica e molto probabilmente quando poi cambierò tutti i prodotti le recensioni che vedrete sul mio canale saranno prevalentemente recensioni di cosmesi bio. Dico, non escludo che magari potrei comprare qualcosa di sintesi chimica, non lo so, devo vedere, però se trovo la mia skincare, la mia hair care, la mia routine di makeup biologica, sicuramente preferirò quella di sintesi chimica, perché comunque la mia è sempre stata una preferenza, io ho sempre avuto un amore viscerale con il bio, mi piace proprio sapere di utilizzare dei cosmetici formulati con ingredienti naturali, senza siliconi, senza paraffine. Mi piace proprio, mi fa sentire bene, ecco, a prescindere da tutto, mi fa sentire bene. Ok, come potete vedere ho una magliettina che mi ha regalato mio marito, che non so se ho mai indossato nei video, non mi ricordo da quando me l'ha regalata, con il logo del mio canale che ha creato mio marito. Vi lascio sotto il link del suo canale, e se volete iscrivervi, perché comunque fa dei tutorial molto utili, e anche del suo sito internet, perché lì potete trovare tante cose che potrebbero esservi utili quando parliamo di internet e via dicendo. Ok, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video, seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, e lasciatemi un like a questo video se vi ho tenuto compagnia e se vi è piaciuto. Ciao ciao, e al prossimo video, ciao!